Benvenuti a tutti, carissimi amici. Il Papa ieri a Copacabana, accogliendo tutti i giovani, ha detto: benvenuti alla grande festa della fede. Benvenuti a tutti noi, allora, perché ieri, quando abbiamo lasciato Marco, gli abbiamo detto: ricevi e dai l'abbraccio del Papa da parte nostra, ma ricevilo anche e portacelo. E ieri, nelle parole del Papa, un pensiero, un saluto, un augurio particolare c'è stato anche per noi che facciamo parte di tutti quei giovani, di tutti coloro che stanno seguendo in diretta gli eventi, proprio grazie agli strumenti di comunicazione, grazie alla radio, grazie al web, grazie alle televisioni. E oggi, ancora una volta, in questa grande festa della fede, l'Italia chiama il Brasile, chiama Marco e lo saluta con grande gioia. Buongiorno Maria Rosangela, buongiorno a tutti voi. Marco, secondo noi, è un po' stanchino e ci cambia anche i nomi, ma anche questo fa parte degli aneddoti, perché Marco, noi vi stiamo vedendo alle prese con quella pioggia di cui ieri ci parlavi, alle prese dei trasporti, alle prese delle grandissime distanze che vi stanno stancando. Resistete ancora, Marco, o la Ho detto stanchezza è più Maria forte di Rosaria, voi? ho detto Maria Rosaria, giusto? Maria Rosangela, diciamo un po' Sì, così. sì, faccio un po' un mix di tutti i nomi. Secondo me, oltre alla stanchezza, Marco voleva immediatamente salutare tutti, perché oggi Maria Rosaria, a cui diamo il benvenuto, la nostra tecnica della diretta. Ciao a Buongiorno Maria tutti. Rosaria. Ciao. Oggi Maria Rosaria ci accompagnerà e ci darà un po' di risonanze dal mondo dei social, quindi da contatti, da messaggi, da vostre testimonianze lasciate. E per oggi abbiamo anche con noi Dalia, che fa parte dello staff della redazione italiana di Pop-Up, per una voce proprio nel mondo del web e di un'esperienza, quella della evangelizzazione nel web, che come redazione italiana proprio ieri abbiamo proposto. Buongiorno Dalia. Buongiorno, buongiorno a tutti sia in Brasile e chiaramente per noi italiani ormai già buonasera. È vero, ormai noi siamo proiettati verso la sera, ma Marco e tutto il Brasile inizia questa nuova giornata carica di appuntamenti, di un appuntamento particolarissimo per il Santo Padre, per tutti i giovani e anche per noi a distanza, la Via Crucis a Copacabana. Via Crucis che sappiamo è uno dei momenti particolarmente intensi, forti, belli di ogni giornata mondiale della gioventù. Momento che viene dopo due grandi appuntamenti che ci hanno segnato, ci hanno toccato in modo particolare, quelli della visita del Papa alla comunità ieri, quella che noi chiamiamo la favela, e poi anche la festa dell'accoglienza a Copacabana. Marco, ci puoi dare qualche feedback di questi significativi e intensi momenti, crediamo? Partiamo da ieri, quindi dal più recente. Intanto volevo dire che ci sono tante categorie di persone che non partecipano direttamente alla GMG, che non possono viverla direttamente stando lì davanti al palco. Pensiamo anche ai tanti giornalisti che sono fisicamente presenti in Brasile, ma stanno chiusi nel media center o in qualche studio, no? Ma nonostante questo, credo che si possa comunque vivere la GMG. Chiaramente è un modo di vivere la GMG in maniera diversa, però l'emozione è comunque la stessa. Confrontandomi con un collega proprio su questo argomento qua, ho capito quando, per esempio, il Papa è arrivato. C'era una musica di sottofondo, no? Che ha preceduto il canto di Fabio Melo, che è un sacerdote molto conosciuto qui in Brasile, che ha cantato Seja bem-vindo, Papa Francisco, benvenuto Papa Francesco. No? Mi sembrava che io vedevo da un maxi schermo molto, molto emozionato anche Papa Francesco, ma l'emozione di chi stava lì e di chi guardava dalla televisione era un po' la stessa. La cosa che mi ha colpito è vedere proprio il Papa arrivare con questa musica di sottofondo, però in silenzio, dove mi sembra che realmente c'era una comunione di cuori. Non era un'emozione così semplice come poteva essere, che so, il giorno in cui lui è arrivato. Era un qualcosa di più, un'emozione simile a quella che abbiamo provato quando poi sono
passate davanti al Papa tutte le bandiere dei paesi che sono presenti alla giornata mondiale della gioventù, il Papa si è alzato in piedi e quindi si sono alzati tutti in piedi, sempre in silenzio, un silenzio, come mi piace dire, che parla, un silenzio non silenzioso. Un silenzio non silenzioso, un silenzio carico di entusiasmo e di fede profonda, perché ci piace ricordarlo, il Papa proprio ieri sera, ricordando queste braccia aperte proprio in un grandioso abbraccio del Cristo Redentore del Corcovado, ha ricordato di essere lì sicuramente per confermare tutti noi nella fede, però è stato intenso, forte, bello e provocatorio il passaggio, per cui ha richiamato il senso e la fatica di un pastore che a volte, a causa di problemi vari, ma sicuramente pesanti, sente e la fatica può consentire alla fede di rattristarsi. Allora il Papa diceva: questo non è bello, questo ci rattrista, e allora io, confermando voi, sono qui per ricaricarmi del vostro entusiasmo. Ci piace sottolineare questo perché almeno sì, dall'Italia, in Italia questo lo sperimentiamo, ma ci sembra che in queste ore stia emergendo con più forza, con veramente dando a noi degli input pazzeschi, mi piacerebbe dire, un Papa che ci sta dimostrando come il messaggio, come la comunicazione della vita vada veramente oltre ogni frontiera, una vita che poi scende nei gesti, nella sua postura quasi fisica. Il Papa non ha bisogno di dire che è un padre, il Papa si fa sentire padre mentre guarda. Questo noi lo cogliamo da lontano, credo che voi ne stiate facendo esperienza ancora più diretta, vero Marco? Assolutamente sì. Ripeto, ieri, al di là, oltre ai gesti che i media anche sottolineano, che possiamo vedere o da vicino o dai maxi schermi, il Papa è molto comunicativo. Ma credo che questo che veniva, per esempio, ho partecipato alla giornata mondiale di Sydney, no? Anche quando è arrivato Benedetto XVI è stata un'emozione forte. È un qualcosa più dell'emozione. Quando il Papa sta lì in piedi, in silenzio, è un qualcosa che tocca profondamente. Mi ricordo nel caso di Sydney che si sono alzati tutti in piedi davanti a questo maxi schermo per stare in piedi e per vedere meglio, e quindi le uniche voci che sentivano di pellegrini che urlavano agli altri di sedere, però in inglese, in altre lingue, quindi i pellegrini non capivano bene, c'è stato questo momento di confusione comunque vissuta nell'allegria. Fantastico. Marco, prima di ritornare e di magari fare un po' uno zoom, di scendere per le strade della favela, no? Se ci potrai poi raccontare anche qualcosa, mi piacerebbe dare in questo momento la parola a Dalia, perché mentre il Brasile, il mondo si stava preparando a quel momento dell'accoglienza, noi qui in Italia, come redazione italiana, stavamo proponendo l'evangelizzazione nel web. Un'evangelizzazione che si è incrociata a un certo punto proprio anche con il messaggio del Papa, con il suo saluto, e noi abbiamo fatto un attimo di sosta proprio per ascoltare e far risuonare nella rete anche le sue parole. Dalia, portaci all'interno di questa esperienza. Cosa vuol dire per un giovane, cosa vuol dire per un laico impegnato nell'evangelizzazione far risuonare la parola nella rete? Cosa vuol dire per un laico? Allora, per un laico significa sperimentarsi ed essere davvero cristiano. Essere un cristiano presente, come spesso ci hanno invitato non solo Papa Francesco, ma anche Benedetto prima di lui, Giovanni Paolo II, ad abitare i luoghi della comunicazione, a scendere tra la gente. E oggi io sono sempre più convinta che questo scendere sia proprio la rete che non è un
un luogo solo virtuale, ma noi sperimentiamo sempre di più in questi momenti di evangelizzazione e non solo, quanto sia in realtà un ambiente, un luogo di persone reali, di persone che hanno sete di Dio, che cercano Dio. Ed è, mentre lo dico, la pelle d'oca nel pensare a tutte le persone che ieri sera abbiamo raggiunto, che ci hanno seguito, molte probabilmente in silenzio, ma molte più che mai attive, lasciandosi toccare dalle nostre provocazioni. Provocazioni che sono avvenute attraverso dei video musicali, partendo dalla ricerca di Dio, dal dire: Dio, ma tu dove sei? Dio, dove sei nel dolore delle persone? Dio, dove sei quando io sono lì che piango? Quando c'è una donna che viene picchiata? Quando c'è un barbone che muore per strada? E partendo da queste provocazioni abbiamo poi lanciato tutta una serie di messaggi nel web. E mi piacerebbe ricordarne uno brevemente, una nota che abbiamo, ecco, appunto postato soprattutto in Facebook e negli altri social. Da un titolo un po' particolare. Attenzione, attenzione, attenzione. Cercasi Dio. Dov'è? Quando? Come trovarti? E poi, ma è conveniente trovarti? Ecco, una provocazione forte da cui diciamo che tanti, tanti, ma davvero tanti si sono lasciati toccare. Veramente è stata bella la risposta, veramente le persone si sono lasciate interrogare e hanno risposto dicendo: davvero Dio dove sei? Un Dio che probabilmente, non probabilmente, sicuramente è sempre connesso, un Dio connesso che però ci dice: ma tu ci sei online? O ti metti su invisibile per non farti cercare. E quindi, Daria, insomma, sì. mi piacerebbe che ci dicessi un attimo cosa è successo quando è stato lanciato uno dei momenti più attesi di solito dell'evangelizzazione online, il rotolino della parola. Sì, è proprio lì che stavo arrivando. In effetti, cioè, si è proprio un po' scoppiata, potremmo dire, la rete. Fino a quel momento c'è tanta gente che ci seguiva, ma il momento del rotolino, quando abbiamo appunto chiesto. Chi voleva un rotolino della parola, chiaramente preso in modo specifico per la persona che lo chiedeva, quindi per ogni persona, per ogni nome, ecco, che noi leggevamo, pur non conoscendo il volto, abbiamo preso il rotolino e lo abbiamo poi postato in Facebook. C'è stata un'esplosione, tanti ringraziamenti e tanta gente che ci ha detto, ci ha scritto la cosa bella è che quella parola proprio stava aspettando, che in quel momento particolare della sua vita era arrivata la parola giusta. E questo è stato per noi fonte di grande, grande emozione. Siamo felici perché l'evangelizzazione non serve solo alle persone raggiunte, ma serve soprattutto a noi, perché un po' il nostro motto di giovani impegnati con le Paoline è sempre stato: a credere si impara evangelizzando, e mi piace ricordarlo e chiudere così il racconto di questa esperienza. Grazie, grazie mille Dalia. E io a questo punto, proprio riscaldati dalla parola che ci tocca, ci fa vibrare, ridarei la parola a Marco, perché dalle risonanze della rete, dalle risonanze della stampa, dai link condivisi in semplicità dalla gente, ancora una volta l'incontro del Papa alla favela è stato un incontro importante, un invito implicito ed esplicito allo stesso tempo alla solidarietà, lì dove il Papa ricordava in fondo la solidarietà non ha bisogno di grandi cose per essere vissuta, ma basta aggiungere un po' di brodo, un po' di acqua nei fagioli e si può mangiare in tanti. Marco, riportaci in un Brasile che sicuramente è festante, ma che è anche segnato da, crediamo, tanta sofferenza. Sì, anche alla visita di ieri, come è capitato anche con Giovanni Paolo II nel 1980, una visita ovviamente che da un punto di vista mediatico può sembrare simbolica, perché in questo modo qua raggiungiamo, il Papa può raggiungere tutte le persone che vivono in condizioni di difficoltà. Dal mio punto di vista è sempre, anche in questo caso, dico un qualcosa più che una semplice visita simbolica. Mi piace ricordare una frase che Papa Francesco ha pronunciato durante il suo discorso il 7 giugno in Aula Paolo VI davanti ai giovani delle scuole gestite dai gesuiti in Italia e in Albania. E Papa Francesco diceva: non si può parlare di povertà astratta, quella non esiste.
Insomma, per parlare di povertà bisogna conoscerla e Papa Francesco è una persona che conosce la realtà dell'America Latina, quindi la realtà delle favelas, chiamiamole così per intenderci in Italia, qua vengono chiamate oggi comunità per essere più corretti e rispettosi. 10 anni fa, quando sono stato in Brasile per la prima volta, dire favelas era una cosa normale. 10 anni dopo, quindi oggi si dice affavelados, una persona affavelata, che una persona che vive nella favelas è un termine un po', diciamo, dispregiativo. E allora, però, Papa Francesco è stato accolto da uno striscione grande dalla comunità di Varginha, scritto benvenuto tra gli affavelados, quindi benvenuto tra le persone che vivono questa condizione qua, vivono nella favelas. Sottolineo questa frase perché è importante. Molto spesso noi parliamo per luoghi comuni oppure pensiamo di conoscere la povertà. Io ho fatto esperienza, come tante altre persone, davvero di vivere dentro una favela, rimanere anche a mangiare, a dormire, quindi fare esperienza forte di quello che Papa Francesco ha detto ieri, della solidarietà, che lì non manca. Aggiungere un po' di acqua nei fagioli è un modo di dire qua in Brasile, che Certo. significa, perché si mangiano, i fagioli si mangiano come contorno, diciamo, come noi mettiamo il sugo nella pasta, quindi nel riso, quindi assieme al riso. E allora, cosa significa? Che se arriva qualcuno a casa all'improvviso, non hai la possibilità di cuocere altri fagioli, perché magari non ce l'hai neanche i fagioli in quel momento, aggiungi un po' di acqua, aggiungi un po' di brodo in modo tale che possano mangiare anche altre persone, quindi in semplicità. Ed è questa l'esperienza che fai se vai, entri in una comunità, così entri in una casa. Io personalmente sono stato una volta, ho fatto un'esperienza in una comunità missionaria e ho passato un mese in Brasile vivendo di provvidenza e lì veramente ho capito che Dio è provvidenza, che Dio pensa a te in maniera concreta e subito. Infatti io scherzando dicevo, Giovanni Paolo II dice Dio è brasiliano, io dicevo invece qualche anno fa che in Brasile deve avere ripetitori di Spirito Santo, perché l'esperienza che io ho fatto era fortissima. Sono entrato in una casa, in una famiglia, in una favela di San Paolo, in quel caso, e ho chiesto un bicchiere d'acqua semplicemente. In realtà io in quel momento avevo molta fame perché io e anche altri 2 missionari che erano con me non mangiavamo da tante ore, camminare, 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 anche a San Paolo le distanze sono enormi. Questa signora non aveva niente in quel momento, non aveva proprio niente da offrirci, però provvidenzialmente è arrivata in quel momento una torta da una vicina di casa. E allora questa torta, questa signora ha detto, dai, mangiate un pezzettino di torta, non mi è sembrato manco vero. E i missionari mi hanno detto, mi raccomando, quando entriamo nelle case non rifiutare mai quello che ti offrono. E io dicevo, ma come posso? Io non posso prendere il caffè, per esempio. Non preoccuparti, prendi anche il caffè, vedrai che non ti farà male. È vero, mi è capitato anche questo. Questa torta era per quella famiglia, no? Era un pezzo di una torta che sarebbe servita anche per il pranzo di questa famiglia, di questa signora. La signora mi guardava e mi diceva, Marco, vuoi un altro pezzo di torta, vero? Evidentemente ce l'avevo proprio scritto in fronte, che in quel momento avevo molta fame. Insomma, fetta dopo fetta, questa signora ci ha praticamente dato tutta la torta. Ed è stata una cosa, io non sapevo se essere felice, rammaricato perché stavo mangiando tutta la torta di quella famiglia, no? Infatti qualche persona quando ho fatto questa testimonianza in Italia mi ha detto, tu sei andata a mangiare la torta dei poveri. Non è così, io lo sto raccontando per dire veramente quanto la solidarietà, quanto questo sia vero. Ed è questa l'esperienza che puoi fare davvero entrando in una casa, vivendo la semplicità di queste persone, che non sono povere come intendiamo noi. Certo, io credo che questo ci richiami a quell'appello che Papa Francesco ha fatto anche qualche tempo fa, proprio visitando a Lampedusa gli immigrati, un appello forte di grande rilevanza sociale, potremmo dire, no? Da una parte un richiamo per tutti, per tutto il mondo civile e ancor più per i credenti a reinventarci la solidarietà, nuove forme di solidarietà concreta. Non teorica, non astratta, non proiettata sempre a progetti futuri, ma da vivere. E dall'altra parte al superare quella globalizzazione dell'indifferenza che sta in qualche modo portando le nostre coscienze anche a dormire. Quindi immagino che per Papa Francesco ieri quell'incontro sia stato un incontro
oserei dire tra pari, perché noi guardando dall'esterno potremmo tranquillamente dire in fondo lui ha tutto, loro probabilmente hanno a che fare con la provvidenza. Io direi che forse Papa Francesco sa di poter, come dicevi tu, imparare tra quelle persone, tra quei fratelli, lo stile della provvidenza e quindi lo stile del credente. Quindi grazie Marco per averci riportato a questa verità scomoda, no? Forse oggi stiamo ridendo di meno rispetto agli altri giorni e rispetto agli altri aneddoti, però crediamo che condivisione della fede e rinvigorimento del nostro entusiasmo, della nostra passione nel credere, nel fidarci di Dio sia e passi anche per queste vie. Prima però, Marco, di darti proprio di darti la parola per il rush finale di questo nostro collegamento, ridarei la parola a Maria Rosaria proprio perché ci possa portare, far risuonare il mondo della rete, in modo particolare dei social. Sì, io vorrei citare un po' così velocemente alcune persone che ci hanno scritto. Maria Grazia sottolinea quanto il grande entusiasmo dei partecipanti a questa GMG sia coinvolgente, coinvolga anche chi è lontano. E in questi ultimi minuti abbiamo ricevuto un po' di commenti anche dai Papa Boys dell'Ecuador che ci inviano le loro benedizioni dall'Ecuador. Stamattina Grazie. invece un altro commento è arrivato proprio in francese da François, che è un'altra persona che è stata impossibilitata ad andare a Rio, che augura buona festa della gioventù a tutti coloro che invece hanno avuto l'opportunità di esserci. E poi tra gli altri volevo citare Daniele Venturi che conosciamo e che è stato nostro ospite e da Twitter ci racconta la sua grande commozione di ieri. Quindi ce ne sono altri, però magari poi domani, nei prossimi giorni, li citeremo, li salutiamo tutti e li invogliamo a continuare a scriverci e a interagire con noi grazie a Facebook e grazie alla nostra email che è info@popup.net. Grazie, grazie a Maria Rosaria per questo scorcio di rete e a Marco per questo ultimo saluto da Rio, dal Brasile, da questa fantastica e straordinaria esperienza. Gli aneddoti c'erano anche Marco, oggi, ma sì, ci ne sei. racconto solo una. Ci sono, scusate, oggi anche per qualche problema di connessione. Gli aneddoti ci sono anche oggi, no? Ma sarebbero tanti. Allora ne scelgo uno per festeggiare assieme a Papa Francesco il sole, perché oggi Rio de Janeiro, grazie a Dio, c'è il sole nuovamente e dopo giorni di pioggia. Sapete che ormai è ufficiale. Sembrerebbe, qualcuno ancora dice che si può cambiare programma, la parte finale centrale della GMG, quindi la veglia di domani e la messa di domenica non si terranno più a Campus Fidei, ma quindi a Guaraciba, che giusto per intenderci è una zona un po' molto in periferia di Rio, una zona abbastanza povera, e quindi l'intento anche dell'organizzazione era accendere i riflettori su quella realtà. Questo era l'obiettivo e questo spiega un po' di tristezza da parte delle persone che abitano in quella zona lì. Al punto che, ecco, un'altra cosa che voglio dire, hanno paragonato qui i giornali questa cosa, questo avvenimento, a un film che è uscito anni fa, che si chiama Il bagno del Papa. Il bagno del Papa è un film, una produzione uruguaiana brasiliana che racconta quello che è successo in un pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Brasile, doveva visitare una località al confine con l'Uruguay, se non ho capito male, e questa visita poi all'ultimo momento non c'è stata, cioè assieme al Papa sarebbe dovuto arrivare non so quante migliaia di pellegrini, e in realtà è arrivato soltanto il Papa con le persone che stavano con lui. Di conseguenza questa persona che aveva costruito nella sua verandina un bagno in modo tale da accogliere i pellegrini e guadagnare qualcosa anche, no? Poi all'improvviso si è trovato senza nulla, dice che alla fine ha costruito tutto, ha fatto tutto questo, mi sono indebitato. Ovviamente questo film era anche non soltanto
per far vedere una tristezza. L'ha fatto in maniera comica, divertente, per raccontare, per mettere anche un po' in allegria in questa situazione. E concluderei invece con quello che è un altro aneddoto di ieri. Sembra che Papa Francesco, parlando in spagnolo con il prefetto di Rio e con l'arcivescovo di Rio, sempre abbia detto, dice il prefetto gli ha indicato il Corcovado, quindi dove sta il Cristo, gli ha detto: quando c'è il sole è bellissimo. E allora Papa Francesco gli ha detto: va bene, allora bisogna pregare Santa Chiara e portare quindi offrire delle uova secondo una tradizione a Santa Chiara. E allora dice che inizialmente si sono messi tutti a ridere, il prefetto, l'arcivescovo, però poi dopo, data tutto quello che sta succedendo, il prefetto di Rio ha comprato una bella cesta di 12 uova e le ha date a un monastero, clausura di suore quindi francescane, e ha detto: guarda, mettetele ai piedi di Santa Chiara e oggi c'è il sole. Fantastico, fantastico. La fede coraggiosa che osa chiedere e che ottiene. E questo ci riporta proprio in questa parte finale a un richiamo fortissimo di quanto il Papa diceva ieri, richiamava il percorso con cui i giovani si sono preparati alla giornata mondiale, bota fe, mettete fede. Richiamiamo brevissimo proprio alcune espressioni che il Papa ha rilanciato come input per tutti noi. Lo facciamo in questa parte finale, ma prima salutiamo Dalia, che ci ha riportato nella rete che ha bisogno di essere popolata e ravvivata dalla parola. Ciao Dalia! Buonasera a tutti! Un grazie ancora una volta a Maria Rosaria per il suo letterale accompagnamento tecnico e il nostro interfacciarci attraverso di lei anche con il mondo della rete. Ciao Maria Rosaria. Ciao a tutti. E un grande saluto a Marco, e salutando Marco noi ricordiamo che questa notte per noi, nel tardo pomeriggio per i giovani brasiliani a Rio, ci sarà la Via Crucis con il Papa a Copacabana, e ricordiamo quello che il Papa ieri diceva ai giovani: mettete fede come si mette il sale in un buon pranzo, in un buon pasto, mettete speranza e ogni giorno sarà più luminoso, mettete amore e la tua esistenza, la vostra esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia. Cristo vi aspetta, diceva il Papa, Cristo vi accoglie nei sacramenti e nell'umanità di chi vi può insegnare amando. Allora, lasciandoci con queste parole del Santo Padre, di Papa Francesco, noi ci diamo appuntamento domani. Italia chiama Brasile, chiamerà Marco, rinvigoriremo per questi nuovi input che il Papa, veramente a livello di tsunami, ci rimanderà. E un carissimo saluto a tutti. Ciao Marco, ciao Brasile.